Videotop. Oggi per le mie 5 chiacchiere sul divano ho come mio ospite Oreste Sabadin, artista, musicista, lettore, ma non necessariamente in quest'ordine. Benvenuto Oreste. Grazie Cristina, grazie, ciao, un saluto a tutti. Dicevo artista, musicista, lettore, perché era un po' stato un po' complicato trovare un nome solo per definirti, ma cosa hanno in comune queste tre definizioni? Beh, sono tre linguaggi espressivi diversi sicuramente, che hanno un vocabolario e degli strumenti diversi con cui si sviluppano, ma dentro di me ovviamente hanno sempre convissuto, e quindi per me la differenza è difficile da trovare, perché la questione del ritmo, della melodia, del significato delle cose convivono continuamente. Tra l'altro sono abituato a usarle insieme, perché mi occupo appunto di lettura ad alta voce, promozione della lettura, ma anche di progetti grafici legati a questi attività, e quindi per me convivono continuamente. Sì, quindi forse ci sono più punti di contatto che punti di differenza. Mi viene da dire, conoscendoti un pochino, che ad esempio il libro stesso, cioè proprio il libro, quindi la pagina scritta, sia un po' un trait d'union anche delle tue attività. Certo, cioè, io ho sempre disegnato sui libri da molti anni e li ho trovati un ottimo luogo dove lavorare, cioè dove trovare quello che le parole danno, e quindi storie, concetti, associazioni di idee che portano lontano e attraversare queste pagine, ma anche il luogo fisico dove fare gli appunti, trascrivere, disegnare. E disegnare sui libri con l'hashtag davanti è diventato uno dei miei progetti che porto avanti. E adesso anche la tua parte, diciamo, di musicista, la tua anima di musicista si è sposata con i libri, perché in questi progetti che porti avanti di letture ad alta voce la musica c'entra in maniera molto importante, perché tu componi anche, no, delle musiche per le letture. Praticamente adesso suono solo in questo ambito qui, che è un ambito molto interessante, perché il dialogo tra la parola, e quindi racconto, quindi la narrazione, e il fatto musicale dialogano insieme, e spesso o io leggo e suono, naturalmente non contemporaneamente, oppure lavoro per esempio con Lidio Vianello, è un amico, collega con cui abbiamo fatto tantissimi progetti dove appunto il lettore dialoga con il musicista, dialoga proprio come voce, una voce, e una voce di clarinetto, che è la mia, no? Certo. E ci si confronta con la storia, che è la protagonista principale. Tra l'altro quello che secondo me è importante far passare anche come concetto è che la musica è proprio una parte integrante della narrazione, nel senso che non ci immaginiamo una colonna sonora, ma un'interazione. Sì, è la parte, diciamo, più interessante, no, del lavoro, perché sai, quando si legge si entra nel libro e ci si fa un'idea propria, ma quando tu devi dialogare con qualcun altro, quell'idea si moltiplica, diventa diversa, eccetera. E fare questo lavoro finalizzato a un prodotto di lettura e musica ti obbliga a seguire a fare delle scelte, insomma. Certo. A fare delle scelte precise e sulle quali si lavora e si continua ad aggiustare più musica, meno musica, un suono solo, esaltiamo una parola con il suo ritmo. Entrare nei dettagli dell'esecuzione, ma anche del senso, soprattutto del senso. E certo, su quello lì, che le parole, queste parole che diventano chiavi, diventano poi anche ore di conversazione su cosa vuol dire per noi e cosa vuol dire per gli altri, e che senso ha in senso generale o personale, o naturalmente confronto alla storia che stiamo raccontando. La narrazione e la narrazione e la musica hanno proprio dei tempi, no? Hanno dei pieni e dei vuoti, quindi questa cosa dello spazio, dell'alternare gli spazi, la trovo affascinante, lo trovo anche quel modo nostro per trovare una quiete o trovare un ritmo, no?
E mi viene da dire che c'è un altro pezzo della tua vita che si dedica agli spazi, che sono gli spazi proprio fisici, che è un'altra tua passione. Quando io leggo un libro ho bisogno di disegnare, cioè di continuare quello che c'era, che ho appena letto, di dargli una forma ai miei pensieri, no? Che è una forma grafica, geometrica spesso, no? E questa idea di continuare, cioè di intrecciare, associare, è quella che fa convivere in me la parola, il suono, il segno, il movimento, quando devo anche confrontarmi con lo spazio, no? Certo. Ecco, lo spazio, non so se si vede alle mie spalle, è uno spazio che mi sono ricavato io da una vecchia casa e l'ho anche ricostruita manualmente, con giorni e giorni di lavoro, e confrontandomi con un altro tipo di materiale e di finalità. All'esterno c'è anche uno spazio verde dove coltivo l'orto e dove ci sono gli alberi da frutto che io pianto, curo e convivo con loro e da cui ricevo tantissime informazioni. E so che fai anche la guida rispetto a questo, agli spazi verdi, c'è anche un progetto legato a questo? Sì, faccio parte dell'Associazione Giardini Storici di Venezia, organizza visite nei giardini storici di Venezia privati, quindi non sempre accessibili. A ogni visita facciamo una piccola lettura, un piccolo suono, alle volte facciamo anche dei percorsi sonori all'interno dei giardini in una Venezia che... Meno conosciuta forse? Tu guardi in Google Map, vedi che è pieno di giardini, ma dentro i giardini non si può andare, cioè i miei sono veneziani e spesso li racconto di giardini che loro non neanche immaginavano che esistessero, no? E quindi una città fatta di pietra e acqua, come questo è l'immaginario, diventa una città di terra, pietra ed acqua, no? Perché all'inizio c'era l'acqua e la terra. È un'altra dimensione che ho aggiunto in questi ultimi 10-15 anni alla mia già complessa... Esatto, esatto. Oreste, ti ringrazio molto, spero di venire a farti un'intervista in uno di questi giardini appena sarà possibile, così abbiamo spazio da dedicare anche a questo aspetto molto affascinante di una città che già è meravigliosa ed è già nell'immaginario collettivo di tutti. Grazie molte per il tuo racconto e alla prossima. Grazie Cristina e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ciao.